Oggi qua potremmo essere oltre un fiume, dentro un castello, oppure potremmo essere anche in cima a una montagna. Possiamo essere in tantissimi posti diversi perché siamo dentro uno spazio che si chiama Spazio Lettura e in una scuola, la scuola primaria Italo Calvino di Reggio Emilia in Via della Canalina. È uno spazio dove i bambini con l'immaginazione possono andare altrove. Mi chiamo Ada, ho 42 anni, ho due figlie, una è transitata da questa scuola, l'altra ci abita ancora e amo tantissimo leggere da quando sono piccola e da quando sono nate le mie figlie mi sono appassionata ai libri per bambini e ragazzi e curo insieme a Silvia un blog online, gallinevolanti.com, se volete andare a curiosare. Questo luogo si chiama Lo Scrigno dei Racconti, è un nome che è stato scelto con un concorso di idee fra i bambini della scuola, così come il logo è un disegno di uno dei bimbi della scuola, l'hanno votato e si chiama Scrigno dei Racconti perché dentro racchiude storie e magie. E in questo spazio si leggono libri in libertà, questa è la parola il filo conduttore, nel senso che qui i bambini possono vivere la lettura per come ognuno la vuole, non ci sono regole preconfezionate, non è una lettura collegata necessariamente alla didattica, alla necessità di fare riassunti, rispondere a domande, è una lettura in cui i bambini possono leggere a testa in giù, possono non leggere, possono semplicemente sfogliare i libri e guardare le figure o giocare anche con i libri. Questo progetto è nato 3 anni fa, con un pensiero che è diventato poi, un fare, da parte di un piccolo gruppo di genitori della scuola. È insomma un progetto che è nato come progetto di comunità, partecipato e continua ad essere un progetto partecipato nel suo vivere quotidiano.